È un'associazione di un anticorpo monoclonale, anti-CD38, con un inibitore del proteasoma di seconda generazione, come terzo farmaco il desametasone. La novità è rappresentata dal fatto che abbiamo già disponibili in terapia alcune combinazioni di un secondo anticorpo monoclonale anti-CD38, ma con altri agenti non comprensivi dell'inibitore del proteasoma di seconda generazione. Quindi il panorama terapeutico si arricchisce ulteriormente. Globalmente il rate di risposta è stato pari a circa il 90%, poco meno del 90%. I pazienti che hanno ottenuto una remissione completa, che vuol dire una scomparsa della malattia come può essere misurata convenzionalmente, è stata di circa il 40%, mentre invece, utilizzando delle tecniche più sofisticate che consentono di identificare una cellula residua in un contesto di 100.000 cellule normali, la probabilità di ottenere una negativizzazione della malattia minima residua, che è ciò a cui ho fatto riferimento, è stata del 30%, quindi dei risultati molto, ma molto incoraggianti, che si sono tradotti in una probabilità di essere senza progressione di malattia a circa 2 anni del 70%.